il sindaco di Torre del Greco Ciro Borriello in corsa alle prossime elezioni regionali. Il primo cittadino corallino ha ottenuto un posto in lista nel Popolo delle Libertà ed è pronto alla campagna elettorale. Non che questa sia una novità, le intenzioni di Borriello di correre alla regione erano già chiare da tempo. Ora l'ex parlamentare prepara le alleanze per la conquista di un posto a Palazzo Santa Lucia. Per farlo, Borriello ha bisogno innanzitutto di portare dalla sua parte il maggior numero di esponenti locali possibili. Una battaglia non facile, visto che all'orizzonte ci sarebbero anche altre candidature alla regione provenienti dalla città corallina. Il nome più in voga in questo momento è quello di Valerio Ciavolino. L'ex sindaco di Torre del Greco ha ricevuto da tempo l'offerta del suo partito, l'UDC, alla candidatura. Ciavolino starebbe adesso sondando il terreno dei comuni vesuviani per capire quante possibilità ha in percentuali di poter seriamente ambire ad una carica a Palazzo Santa Lucia. Per ora tenta la carta di avvicinamento al comune di Castellammare di Stabia, ma potrebbe trovare un antagonista proprio in casa sua. Si tratterebbe di quel Nicola Donaddio che sotto il cono d'ombra di Sommese è di recente passato nel partito di Casini.